Agi strategie geopolitiche e suggestioni da Checkpoint Charlie. Come nel film di Steven Spielberg, Il ponte delle spie, in uno scenario da guerra fredda, potrebbe esserci uno scambio di agenti segreti, o presunti tali, sul tavolo del summit tra Joe Biden e Vladimir Putin il prossimo 16 giugno a Ginevra. È quanto spera la famiglia di Paul Whelan, americano originario del Michigan, 50 anni, ex marine, che il 16 giugno avrà trascorso 900 giorni detenuto come ostaggio in Russia, ricorda il fratello David Whelan, in una nota inviata a giornalisti e attivisti alla vigilia del vertice: speriamo di potergli dire che gli Stati Uniti e la Russia sono impegnati in modo positivo sulle diverse questioni condivise. E che forse, su quella che sta più a cuore alla nostra famiglia, l'ingiusta detenzione di Paul, si avvicini a una conclusione, quanto ai suoi flirt con il CEO di Overstock, Patrick Byrne, con il politico e banchiere russo Alexander Torshin, Butina ha detto di avere un debole per gli uomini intelligenti. Nell'ottobre del 2019, poco prima delle presidenziali americane, è stata trasferita in patria. Ora punta alla carriera politica. Si è candidata alle legislative russe in calendario il prossimo settembre con il partito di Putin, che come è noto è un ex spia del KGB. Spionaggio e elezioni, intelligence e geopolitica, USA e Russia. Appuntamento a Ginevra dove si gioca una partita dalle molte mani, invisibili.